match che potrebbe regalare il pass per il turno successivo in caso di buone notizie nell'altro match del girone, giornata che si preannuncia davvero tutta da vivere con noi. Sta per iniziare, atmosfera splendida sugli spalti, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Un grande benvenuto a tutti gli amici da casa, Pierluigi Pardo e Stefano Nava pronti a raccontarvi questo match. Si gioca per la UEFA Europa League, match valevole per la fase a gironi. Scendono in campo Victoria Pilsen e Genk. Ospiti che si preparano a fare festa al termine del match. Potrebbe arrivare infatti l'aritmetica quali... Prova a calciare, conclusione potente ma imprecisa. Poteva fare meglio da lì, Stefano? Ho optato per la soluzione di forza, quando forse poteva piazzarla. Si è gettato coraggiosamente, occasione per passare in vantaggio. Decisivo quell'intervento. Può crossare da lì. Posizione ideale. Attenzione! Prova a far partire il tiro. Tiro senza troppe pretese, facile qui per il portiere. Formazione ospite oggi che potrebbe staccare il pass per la fase successiva. Potrebbero ottenere la qualificazione alla fase successiva con un pizzico di fortuna. Tutto dipenderà infatti anche dal... Palla interessante dello spazio. Poteva nascere qualcosa di interessante, attenta alla difesa. Ottimo il pressing con la formazione avversaria che fa fatica ad uscire dalla propria metà campo. Occhio, può crossare. Può metterla da lì. Ha avuto coraggio qui l'attaccante. Se avesse centrato anche la porta, adesso commenteremmo un gol eccezionale. È difficile fare gol qui, ci ha provato. Da apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. Riflettori puntati su di lui per questo match. È un giocatore che può fare sicuramente la differenza quando è in giornata. Non può sbagliare da lì. Grande riflesso del portiere, che dice di no. Si rifugia in fallo laterale per sfuggire al pressing. Lo vede? Si butta in avanti. Niente da fare, il difensore recupera. Passaggio sbagliato, palla in out. Provano con il pressing. Vediamo cosa inventa ora. Occhio a questo lancio. Occhio da lì. 1-0 dunque, raccolgono i frutti del proprio dominio. Hanno sfruttato al meglio il maggior possesso palla, capitalizzando una delle tante occasioni create. Gol che non fa altro che confermare questa squadra come la favorita della vigilia. Fin qui hanno tenuto saldamente in mano la situazione. È così, Pierluigi. Si sono dimostrati nettamente superiori in campo, come testimoniato anche dal maggior numero di conclusioni verso la porta avversaria. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Regalano palla agli avversari. Niente da fare. Situazione abbastanza evidente di offside. Restituisce bene il pallone. Può ricevere una posizione interessante. È tutto solo. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, una per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Buona qui la lettura del difensore. Giornata di pioggia, le due squadre potrebbero risentire del campo allentato. Sì, Pierre, infatti dovranno fare molta attenzione, soprattutto nel gioco palla a terra, che sarà sicuramente influenzato dal terreno bagnato. Puntuale qui il difensore nel recupero.
tentativo di pressing. Cerca la sovrapposizione, la mette in mezzo. Colpo di testa che non c'entra la porta, peccato, l'intenzione era buona. L'esecuzione decisamente meno. Da lì doveva inquadrare la porta. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Buona posizione. Può metterla in mezzo. Sceglie di allungarla sulla traversa. Sarà corner. Pallone in mezzo. Non corre rischi. Sceglie i pugni. La traiettoria verso il centro. Posizione invitante. Risultato non all'altezza. Attenzione perché è pericoloso. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Può colpire da lì. Bravissimo qui il difensore che recupera. Squadra a riposo nell'intervallo, hanno più di un motivo per sorridere. Finisse così, sarebbero qualificati in anticipo. Secondo tempo di questa quarta giornata della fase a gironi che è appena iniziata. C'è curiosità per vedere come andrà a finire, anche da parte nostra ovviamente. Ancora 45 minuti e conosceremo il nome del vincitore, se vittoria sarà. Vediamo cosa fa ora. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. C'è spazio per la ripartenza. Pallone invitante. Norma del vantaggio, c'è possibilità di cross. Gol giunto al termine del contropiede perfetto. Avevano l'occasione per colpire in contropiede, non l'hanno sprecata. Grande caparbietà, hanno voluto davvero questo gol con tutte le loro forze. Attaccante bravo qui ad avventarsi su questo cross dalla destra e a fare secco il portiere. Non poteva sciupare una palla così limpida, no. Si è mosso con i tempi giusti, è arrivato di testa sul pallone, ha segnato un gran gol. Sicuramente avevano già provato in allenamento questo schema dalla bandierina. Vediamo cosa inventa ora. Tocco verticale interessante. Non trattiene, occhio alla possibilità. Così scatenati dopo lo scampato pericolo, hanno rimediato a un loro errore che poteva costargli un altro gol. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto come sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Brutto passaggio e pallone regalato. Ferma l'azione e concede la touche, la rimessa con le mani. L'allenatore opta per un cambio. Beh, direi che si affida a forze fresche. Occhio all'avanzata. Gran tiro. Portiere che blocca senza problemi. Statistiche impietose che certificano la loro difficoltà oggi ad andare al tiro e nel calcio, si sa, quando segni non vinci. Il risultato che al momento li penalizza, ma c'è ancora il tempo. Tentare la rimonta, devono però cambiare atteggiamento. Riescono a recuperare il possesso. Posizione ideale, buon pallone filtrante. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, una per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio.
bravo qui a smarcarsi, a metri per andare. Accorciano le distanze, ce ne vuole un'altra adesso ovviamente per pareggiare. Hanno saputo rispondere subito con un gol a quello degli avversari. Non si sono persi d'animo, spingendo subito sull'acceleratore. L'allenatore decide di richiamarlo in panchina. C'è la standing ovation meritata. Ha giocato davvero bene oggi. Per me è uno dei possibili uomini partita. Bremer. C'è il movimento dei compagni. Attenzione perché è pericoloso. Occasione! Ed è rete! Gli sono bastati pochi minuti per lasciare la sua impronta sul match. Mai cambio fu più azzeccato. Con questo gol hanno fatto capire di avere una grande capacità di reazione. Grande cuore, non si sono lasciati abbattere dalla marcatura avversaria. Si riparte sul punteggio di 4-2. Lettura perfetta e palla recuperata. Palla consegnata agli avversari. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico. Ottima visione di gioco qui. Attenzione, tutto solo. Attenzione, rete! Non ha sbagliato a tu per tu col portiere al termine di un contropiede da manuale. Hanno avuto facilmente ragione del portiere, incolpevole in questa occasione. Aveva la porta spalancata. Continuano a regalare grande calcio, gol, e non hanno intenzione di fermarsi. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Intervento ruvido questo. C'è dunque la sostituzione. C'era bisogno di energie nuove, evidentemente. A metri per correre. Palla che spiove. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. A metri per correre sulla corsia. Può ricevere una posizione interessante. È in buona posizione. Grande chiusura difensiva. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. È un finale questo che difficilmente riserverà sorprese, visto lo squilibrio delle due squadre in campo. Buona qui la lettura del difensore. C'è il rilancio lungo da parte del portiere. 2 minuti ancora da giocare. Vediamo cosa ci riserverà l'extra time. Avanza, palla al piede. Gran palla a scavalcare la difesa. Palla ancora lì. Pallone perso. Il passaggio del turno in cassaforte. Possono rilassarsi e tirare un po' il fiato in attesa che inizi la fase eliminazione diretta. Allenatore.